Ciao a tutti, bentrovati. Siamo arrivati a fine stagione per salutarci come ultima ricetta della nostra serie di video estivi. Facciamo un altro elemento del nostro antipasto di pesce freddo. E oggi facciamo insieme le cannocchie in Bella Vista. Andiamo a vedere gli ingredienti. 6 cannocchie belle piene, del prezzemolo tritato, sale, pepe e dell'olio extravergine d'oliva. Gli ingredienti sono veramente pochi. Adesso procediamo. Abbiamo dell'acqua che è bollente, non ho messo sale nell'acqua, dopo vi spiegherò il perché. Allora, la ricetta è appunto una ricetta piuttosto veloce, abbiamo deciso in conclusione di stagione di fare una cosa molto semplice. Vero che le mie ricette sono tutte piuttosto semplici, però adesso aspettiamo che bolle. Quando alza il bollore aspetto giusto meno di un minuto e le cannocchie sono già pronte, cambiano colore. E non ho messo sale nell'acqua perché appunto prima di tutto il pesce già di suo ha un po' di sale dentro e poi preferisco condirle dopo, e metterlo due volte non va bene, mentre invece lo metto dopo così lo insaporisco a sufficienza. Volendo le posso muovere. In questo tempo non bisogna allontanarsi dal fuoco, perché quando incominciano a bollire tendono a fare una schiuma, è facile che esca la schiuma dal tegame, quindi facciamo attenzione così non sporchiamo neanche troppo il fornello. L'acqua bolle con energia, le cannocchie hanno cambiato colore e sono già pronte da scolare. Hanno bollito neanche 30 secondi. Procediamo con la prossima operazione. Le nostre cannocchie sono belle calde, procediamo con l'operazione, cerchiamo di non scottarci le mani. Allora, prendo un paio di forbici e incomincio da questa zona, taglio la parte laterale della cannocchia. Noi in Romagna le chiamiamo cannocchie, o addirittura in dialetto canocchie con una N sola, vengono chiamate anche cicale di mare, addirittura qualcuno le chiama pannocchie, qui da noi no, qui si chiamano cannocchie. Ok, tolgo la parte superiore del guscio, la parte sotto la posso lasciare anche così o la posso pulire un po' per mia soddisfazione personale e compongo il mio piatto. Procedo con la prossima. Ci sono dei periodi, in modo particolare d'inverno, che sono ancora più sode le cannocchie rispetto a ora, che non è proprio la stagione, diciamo così, delle cannocchie, anche se queste sono belle piene. A volte hanno sulla schiena, su questa parte, hanno una striscia arancione che dicono si chiama la cera. È commestibile, è buona, quindi se le trovate così tranquilli che si può mangiare, può piacere più o meno, però in ogni caso è commestibile. Procediamo con la stessa operazione, vedete è piuttosto semplice, bisogna fare attenzione a non rovinarle, si taglia la parte esterna, si stacca con attenzione, nei periodi di raccolta molto forte di questo prodotto si trovano, noi ne facciamo delle belle mangiate, diciamo così, sia cucinate in questo modo, ma poi anche questo tipo di pesce si può cucinare anche fritto, oppure ecco, questa per esempio è un pochino morbida,
perché è lei, il pesce, che in questo periodo è più delicato, è ancora un po' calda l'aria, la cannocchia vuole il freddo. Bisogna fare una maggiore attenzione, si tiene ferma col dito e si riesce a recuperare lo stesso. Penso sia importante anche imparare questo. Le facciamo tutte. Questa è l'ultima cannocchia, abbiamo finito, li sistemiamo nel nostro piatto come ci piace di più. Allora, vediamo come sono più belle, possiamo dare, cercare di fare un disegno, ecco questa era più rovinata, la sistemiamo diversamente, facciamo così questa cosa. Così viene coperto un po' la parte rovinata. Bene. A questo punto la devo condire. Ho del sale e pepe, pochino, che il pesce non vuole essere granché salato. Una bella spruzzatina di prezzemolo. Ovviamente chi lo desidera può anche cambiare un attimo il gusto, se uno mette del peperoncino lo può fare, nessuno si lamenta, a chi piace. Ok, mettiamo una bella spruzzatina di olio extra. E questo è il nostro ultimo piatto della stagione. Buon appetito a tutti! Il nostro piatto è terminato, come vi dicevo è un piatto classico come antipasto, qui da noi viene servito insieme ad altri elementi, viene servito sì così con il prezzemolo sopra oppure con il peperoncino come dicevo, ma anche con dei grani di melograno quando è stagione, a vostra scelta. In ogni caso è un piatto buono, le cannocchie sono delicate, sono buone e anche salutari sono. Bene, io vi lascio qui, alla prossima occasione. Grazie a tutti e un abbraccio.